Mister, una gara che sicuramente, almeno nel primo tempo in particolare, quando in qualche modo insomma c'erano sicuramente gli uomini che potranno essere tra i titolari di questa squadra, la Fidelis ha dato davvero un'impressione di crescita, molta crescita rispetto alla sfida con il Montorio. Sì, sì, è stata una partita diversa naturalmente, c'è sempre tanta stanchezza, tanto lavoro alle gambe, fa anche un gran caldo, però sicuramente ora i ragazzi cominciano anche ad acquisire dei meccanismi ben precisi, cominciano già ad avere una propria idea, quindi naturalmente tutto viene più semplice. Mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto la voglia che ci hanno messo, anche in una giornata, come dicevo prima, molto calda. Io non farei una distinzione tra primo e secondo tempo, titolari o non titolari, perché è un po' ingeneroso, ma sicuramente naturalmente nel primo tempo ci sono più schemi, c'è più linearità anche nella gestione della partita. Poi al secondo tempo entrano anche alcuni ragazzi in prova, qualcuno che magari ha voglia di mettersi in mostra, quindi si porta un po' di più palla, e questo naturalmente va a discapito di quella che è la qualità del gioco. Però devo dire che ho visto grande impegno. Poi siamo anche molto attenti perché abbiamo qualche acciaccato, quindi siamo attenti anche a non forzare per non perdere per più tempo, quindi tutto questo poi è normale in questo periodo con questo caldo. Al di là della doppietta di Liurni, è piaciuto comunque tanto soprattutto la ricerca della riconquista di palla anche da parte degli attaccanti, è un po' una delle caratteristiche che mister Danucci chiede al suo attacco. Sì, sì, l'hanno fatto molto bene, abbiamo degli attaccanti generosi da questo punto di vista, attaccanti che hanno anche voglia di andare a recuperare palla, anche che hanno fisico, che hanno voglia, quindi è una, nel calcio moderno è una prerogativa importante, si attacca, si difende in 11, quindi è importante che tutti facciano le due fasi, sia la fase difensiva che la fase offensiva. Cancelli spostato invece sulla fascia destra è stata un po' la novità, diciamo così, di oggi. Ma per voi magari sì, io Cancelli l'ho allenato a Nardò, l'ho allenato a Brindisi, Cancelli con me a Nardò ha fatto benissimo proprio in quel ruolo, è un giocatore duttile, un giocatore che può ricoprire più ruoli, è un giocatore molto affidabile, quindi in questo momento anche per una questione di under e over da mettere in determinati punti del campo ho pensato potesse essere una scelta giusta, ha fatto una buona partita, del resto come dicevo prima è un giocatore molto affidabile. Adesso ci sarà l'ultimo test praticamente nel giorno in cui di fatto la Fidelis termina questo ritiro qui a Montorio al Vomano, quale altro step di crescita immagina di vedere dai suoi Ciro Danucci? No, ma a prescindere dalla partita di oggi, io sono un allenatore molto esigente sia con me stesso, con chi lavora con me e naturalmente anche con i ragazzi, quindi io mi aspetto che ci siano ampi margini di crescita, ci siano ampi miglioramenti, perché comunque lavoriamo per quello e noi dobbiamo andare in campo cercando di fare sempre il massimo. Possiamo crescere tanto, dobbiamo credere nelle nostre possibilità, dobbiamo avere anche l'atteggiamento di una squadra che deve capire i momenti della gara. Però questo naturalmente siamo insieme soltanto da 20 giorni, il tempo naturalmente in questo è fondamentale perché ci darà la possibilità di lavorare più insieme e quindi di amalgamarci meglio.